Sarebbe di nazionalità rumena la signora il cui corpo è stato trovato senza vita il 20 dicembre scorso nelle acque della Laguna Sud di Venezia, all'interno del territorio comunale di Chioggia. Era stato recuperato dai militari della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Chioggia con la Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco. La signora abitava a Ponte San Nicolò assieme alla madre e a due figlie di 10 e 16 anni. Ci fornisce queste informazioni un camionista, amico del nipote della signora. Non si tratta della signora Greta scomparsa da mesi in Polesine, ma della zia di un mio amico che si era allontanata da casa già da domenica e poi è stata ritrovata martedì senza vita. Secondo il camionista, la signora avrebbe un'età sui 45-50 anni e lavorava in qualche cooperativa di pulizie. Sul profilo del nominativo che ci ha fornito appunto questo signore, compare una signora di bell'aspetto, ritratta in diverse foto in compagnia di due bambine. Apparentemente l'ultimo post pubblicato risalirebbe all'8 dicembre scorso e mostra il compleanno della più piccola delle due bambine. Nello status sentimentale del profilo Facebook indica sposata dal recentissimo 9 ottobre 2022. Sempre secondo il trasportatore che ci ha contattati, la donna sarebbe stata identificata dal fratello la settimana scorsa. Grazie.